ISE 2019, settore professionale per Radio Group, un'edizione veramente piena di novità, oltre a quello che è, diciamo, tutto il movimento che si può creare sul mercato, sia a livello di brand e di tecnologie. C'è stata veramente molta, è stata messa molta carne al fuoco. A livello di presenza degli italiani possiamo ritenerci soddisfatti, anche perché sia presso il nostro stand che presso gli stand dei fornitori, che anche per i corridoi nelle aree dove normalmente ci si prende un attimo di svago, posso dire anche a nome di tutti i miei colleghi che comunque non abbiamo mai avuto momento libero. Abbiamo iniziato un paio di anni fa con i Pininja, con una line-up che era composta solo da encoder e decoder punto punto e multipunto in fibra. Ora la line-up di Pininja è cresciuta in modo esponenziale, vale a dire abbiamo sia la possibilità di fare trasmissione punto punto con encoding e decoding via cavo CAT, abbiamo segnale SDI, abbiamo Dante, quindi il sistema è diventato decisamente più interessante. Video VRP, ovviamente il cuore del sistema è lo switch, che in questo caso potete vedere ben cablato e ben robusto per quella che è la fiera. Il range di applicazioni è infinito e va, diciamo, ad intaccare tutto quello che è la distribuzione e la gestione tradizionale del segnale video, che viene fatta con matrici modulari, con scaler. La grossa novità, che è entrata comunque già l'anno scorso, riguarda appunto l'avere un range di prodotti che sono Dante compliant, non solo i Pininja ma anche un segmento della serie MSD di Presentation Switcher. Ci sono grossi sviluppi anche per quello che riguarda le partnership con case madri terze, vale a dire allo stand di K vengono esposte sia QSC con QSIS che Yamaha con MTX5 e MRX7. La cosa interessante sarà vedere i prossimi sviluppi per quello che riguarda appunto l'interoperabilità con quello che sono queste case madri. IDK, per chi non lo conoscesse, è un marchio giapponese che è uno dei marchi di riferimento, se non il marchio di riferimento sul mercato giapponese. La disponibilità da parte di ADO per quello che riguarda questo marchio è pressoché assoluta. Per qualunque richiesta di demo, spiegazioni, quotazioni, visite e quant'altro, siete pregati di contattarci, perché veramente, come potete vedere, il marchio è in crescita, siamo in crescita anche noi e vogliamo mantenere il trend positivo che ha caratterizzato il passaggio appunto dal 2018 al 2019. Grazie.